Buon compleanno Padre Pio, oggi è anniversario della sua nascita, oggi facciamo tutti festa e anche noi vogliamo ricordare Padre Pio da questo luogo, innanzitutto dall'emittente che diffonde il suo messaggio, il suo carisma in tutto il mondo. Padre Pio TV è la Chiesa che ne custodisce la reliquia del corpo, la Chiesa di San Pio da Pietrelcina. E proprio per questo oggi, in questa giornata importante per tanti figli spirituali, tanti devoti, per tutti noi, vogliamo ricordare due figure straordinarie della vita di Padre Pio, di Francesco Forgione. Vogliamo ricordare i nomi dei genitori, mamma Peppa, ovvero Giuseppa Denunzio, e zi Grazio, come veniva chiamato da tutti i frati, Grazio Forgione. Ecco, oggi qui per raccontarvi, attraverso questo testo di Padre Pio Capuano, con Padre Pio come in una fiaba tra sogno e realtà, che raccoglie tantissimi episodi del Padre Pio fanciullo e riprende un po' una serie di considerazioni e riflessioni che fa anche mamma Peppa e lo stesso zi Grazio, come ad esempio lui sta per andar via nel 1903, ecco, abbandona casa sua per abbracciare un'altra famiglia, quella dei frati Cappuccini. Prendi, figlio mio, la corona e recita molti rosari. Questa corona sarà la dolce catena che ci terrà sempre uniti, io e te. Prendi e va con la benedizione della Madonna, della libera e mia. Oppure quando al figlio che stava per ancora in quella giornata per partire, figlio mio, mi sento squarciare il cuore, ma San Francesco ti chiama, tu devi andare. Poi, priva di forze, svenne, soccorsa da alcune donne del vicinato, si ricompose mamma Peppa e aggiunse: figlio mio, in questo momento non devi pensare al dolore di tua madre, devi partire e vai. Mamma Peppa, che morì qui a San Giovanni Rotondo il 3 gennaio del 1929, e alcuni figli spirituali hanno raccolto una serie anche di testimonianze e di racconti della stessa mamma. O ancora vogliamo anche oggi ricordare zio Grazio. Nel campo educativo e affettivo la figura del padre è sempre posta a margine, così anche per papà Grazio, Grazio Maria Forgione, soprannominato Cassone, figlio di Michela e Felicita d'Andrea. Di papà Grazio vogliamo raccontare solo un episodio, ce ne sono tanti i suoi sacrifici, tanti i suoi viaggi per pagare gli studi al figlio. Lui è stato più volte in America, ecco, per racimolare un po' di fondi per la famiglia. E ci piace qui, ecco, ricordare un aneddoto che scrive Padre Pio Capuano nel 1937. Una sera d'inverno, faceva tanta neve, perché all'inizio per alcuni mesi lui abitava presso il figlio Michele e la nipote Pia, Padre Pio raccomandò a questi di non fare uscire il nonno, assolutamente, perché c'era la neve, in quanto temeva che l'aria troppo rigida gli giocasse un brutto scherzo, come già era successo per la mamma, che era morta proprio per polmonite doppia qui a San Giovanni Rotondo, che non era abituata a questo clima. A Natale si sentì male e poi morì i primi di gennaio del 29. C'era così anche un altro rischio, quello di cadere e farsi anche male. L'indomani la nipote Pia lasciò prestissimo casa e chiuse a chiave la porta. Cosa fece allora zi Grazio quando si accorse di ciò? Uscì dalla finestra e andò in chiesa per non perdere la messa, cercando però di nascondersi tra la folla per non farsi vedere dal figlio, sicuro di essere poi rimproverato dopo la celebrazione.